Reduce dalla netta vittoria di Novara, la formazione di Bruno Tedino, il Trento riparte dal suo consueto 4-3-3, ma cambiando tre piedine in difesa e soprattutto inserendo Pasquato e Petrovic in appoggio a Terrani al posto di Anastasia e Sipos. Nel Legnago Donati conferma in blocco solo la difesa utilizzata davanti a Fortin nella sconfitta contro la Virtus Verona e si affida a Gianni e Rocco come punte, proprio Gianni, il classe 2000 che parte forte creando dopo 3 minuti e mezzo il primo pericolo con una conclusione deviata in calcio d'angolo. E dal suo mancino che al minuto 7 parte la traiettoria disegnata per la testa di Martic, abbandonato completamente dalla difesa del Trento. Avanti il Legnago con il secondo gol stagionale del centrale austriaco classe 95, segnò anche contro l'Arzignano ma direttamente su calcio di punizione. Un episodio che non scuote il Trento, che va avanti a ritmi molto blandi cercando qualche soluzione dalla lunga distanza. E la partita per gli uomini di Tedino si complica anche nel finale di primo tempo, quando Siderkowski, lanciato in campo aperto, viene sbilanciato da una spinta di Obaretin. Non ci sono dubbi per l'arbitro, per il centrale italo-nigeriano di proprietà del Napoli è fallo da ultimo uomo, rosso diretto sul calcio di punizione. Non riesce però Martic a replicare la prodezza con l'Arzignano. Un momento di grande difficoltà sotto di un gol, sotto di un uomo. Il Trento rischia anche ad inizio ripresa con ancora una volta Gianni lanciato in profondità, ha un ottimo controllo, aggira il portiere avversario ma con il destro non riesce a prendere la porta. Si dispera e ha ben donde a farlo, perché pochi minuti più tardi sul traversone da destra Rada, entrato nella ripresa, viene affossato da Noce. Calcio di rigore, viene anche rimproverato dai compagni l'autore del fallo, perché Petrovic è glaciale dagli 11 metri, secondo gol consecutivo, anche questo dal dischetto dopo quello contro il Novara per l'attaccante croato nato a Tolosa, a segno anche contro il Milan in precampionato questa estate. La squadra di Tedino riesce dunque a rimettere la partita in carreggiata e non trema più di tanto sull'assalto finale da parte degli ospiti, che si affidano a qualche calcio piazzato, quello più pericoloso, quello che all'85 prova a scagliare così verso la porta del numero uno del Trento, Van Berdek, finisce in parità, rimane imbattuto il Trento per il Legnago dopo la sconfitta contro la Virtus Verona, una grande occasione persa.